Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta salata con patate, prosciutto e scamorza. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pasta brisè, patate tagliate a fette, prosciutto cotto, formaggio spalmabile, scamorza tagliata a fette, parmigiano, uova, sale, pepe, noce moscata, acqua e un uovo per spennellare e semi di sesamo per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua che deve essere calda. Il sale. Posizionare il cestello con le patate. Chiudere con il coperchio e cuocere per 20 minuti, 100 gradi, velocità 2. Lasciare intiepidire e svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale. Mettere il formaggio spalmabile. Il parmigiano. Le uova. Il pepe, il sale e la noce moscata. Ed azionare il bimby per 40 secondi a velocità 2. Componiamo la torta salata. Mettere il prosciutto, le patate, versare il composto di formaggio spalmabile e uova. Mettere il formaggio, e chiudere con la pasta brisè. E chiudere bene i bordi. Bucherellare la superficie con i rebbi di una forchetta. Spennellare la superficie con l'uovo sbattuto. Spolverizzare con i semi di sesamo. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti. La torta è cotta, lasciare intiepidire prima di servire. Torta salata con patate, prosciutto e scamorza. Grazie e alla prossima ricetta!